Ciao. Allora, terzo consiglio e terza operazione da fare, anche se quella della volta precedente era solamente sui motori oleodinamici, questa qui vale solamente per gli interrati, però senza distinzione tra elettromeccanico e oleodinamico. È il consiglio più banale che possa esserci, per molti sarà veramente banale, però vi posso assicurare che nella nostra esperienza, quando andiamo a fare le riparazioni, non è così scontato. Chi ha un operatore interrato deve mantenere la cassetta di fondazione estremamente pulita, anche la terra dà delle problematiche, perché poi quando piove si crea il fango, perché il fango poi tende, diciamo, a depositarsi in alcuni punti e quindi a mantenere l'umidità e quindi a corrodere alcuni punti del motore, e quindi bisogna mantenere la cassetta di fondazione estremamente pulita. Poi, se nella cassetta ci sono, e dovrebbero sempre esserci, dei fori di drenaggio, scusate, dei fori di drenaggio, cercate di assicurarvi che siano liberi, perché se il foro è sotto la cassetta è molto probabile che la terra l'abbia, diciamo, riempito, e quindi in qualche modo, con un ferro, con una punta di un trapano, con qualche cosa, cercate di stapparlo in modo tale da far defluire sempre via l'acqua e da mantenere la cassetta sempre estremamente pulita, perché e tutti o il 98% dei guasti che avvengono sui motori interrati avvengono perché la cassetta di fondazione non è pulita, e quindi il motore si è usurato in maniera molto più veloce rispetto a quella che dovrebbe essere la normale usura. E sul nostro sito shop.segema.net non trovate gli accessori per pulire la cassetta, che sono una banale spazzola, palettina, eccetera eccetera, però trovate i ricambi per i motori interrati della BFT, della FAC, della NICE, della GBD e della Proteco. Quindi, insomma, se doveste avere un problema, potete tranquillamente risolverlo in questo momento in cui abbiamo tutti quanti molto tempo. Ciao, al prossimo video. Come sempre ti ricordo che se i nostri video ti sono utili, puoi mettere mi piace sotto e iscriverti al nostro canale.